Chissà da cosa nascono i pregiudizi e i luoghi comuni sui dipendenti pubblici. Il dilemma magari non appassiona neanche antropologi e sociologi, ma una riflessione la richiederebbe davvero. Parola di cronisti, negli ultimi mesi, qui a Radio Roma News, abbiamo analizzato alcuni aspetti poco noti del più classico dei posti fissi e ogni volta abbiamo scoperto qualcosa di inedito. Per esempio, ai concorsi pubblici si fa sempre più fatica a trovare candidati e molti rinunciano quando hanno già il posto in tasca, al momento della firma del contratto se ne vanno. Poi abbiamo scoperto che se vanno fuori orario, e in alcuni enti succede quotidianamente, ai dipendenti pubblici non viene pagato lo straordinario lavorativo e che in qualche caso, se non smaltiscono in tempo le ore di recupero previste per compensazione, perdono anche quelle. Abbiamo appreso che anche tra i dipendenti pubblici c'è il precariato, che spesso i lavoratori dello Stato si ammalano per troppo stress o ambienti malsani e che se vestono una divisa e hanno dei problemi in famiglia, come per esempio un genitore malato o un figlio piccolo che vive con il papà lontano dalla caserma dove si è stati assegnati, ottenere un trasferimento può essere molto complicato, se non addirittura impossibile. L'ultima beffa. Per riscuotere il TFS, l'equivalente del trattamento di fine rapporto che vale nelle aziende private, i dipendenti pubblici devono aspettare anni e su questo tema ora i sindacati dicono basta.